dunque un monitoraggio degli umori della società che credo sia costante fin dai primi giorni della rivoluzione, un ascolto molto attento e molto prudente. Sono tre idee chiave. Il Partito Comunista Cubano prova a cedere, cederà, cederebbe la gestione dell'economia al governo. Finora non era così. Il governo sarà decentralizzato ad ogni livello al fine di tagliare i costi ed eliminare gli sprechi. E la gente diventerebbe il motore della crescita economica sotto la spinta dell'iniziativa individuale. Le cose lì avvengono in maniera, noi le dobbiamo andare a guardare da vicino, non nella loro teoria, non nella loro, nella schematizzazione. Per esempio, abbiamo sentito, avevamo letto che si parla di 500.000, 600.000 lavoratori. Giustamente tu ci hai spiegato che non vengono messi in mezzo alla strada da un momento all'altro, è un processo lungo, ha delle protezioni sociali, succederà in un paio d'anni. Per esempio, già ora ho letto che si stanno riattivando le ferrovie a Cuba e che sono già stati aperti dei corsi per preparare del personale ferroviario, ve lo dico così, diciamo, immagino a tutti i livelli. Il console parlava della pasticceria, ma il problema non è mettere una pasticceria ad Holguín, che avrà certamente un grande successo. Il problema è garantirgli la farina, lo zucchero, l'elettricità per accendere il forno, eccetera, eccetera. Si pagheranno delle tasse. Queste tasse in realtà il cubano non è molto preparato. Vedete che questi cambiamenti, questa regolarizzazione di cose che già c'erano, cioè il salto non è tanto nel buio, qualche lucetta già c'era, qualche indicazione, un percorso già c'era. D'altra parte, Raul Castro lo aveva detto chiarissimamente, Raul Castro aveva detto siamo di fronte al baratro, cioè non aveva detto siamo vicino, siamo in prossimità, lui ha detto siamo di fronte al baratro, se continuiamo così cadiamo. Orso di Novalto, come ci dicevi tu, Sergio, va rimodellato, va rivisto, c'è un'esigenza urgente, assoluta, di sopravvivenza di quella rivoluzione che ha tante cose da rinnovamento, le assemblee. Il grande dibattito che io leggo grazie a internet, no? È che chiunque di voi può andarsi a cercare, ma di cui non parla nessun mezzo di informazione. Il grande dibattito, le inquietudini, le proposte, ecco, tutto questo ritornando ora l'ho visto perché ho girato il paese da un capo all'altro, l'ho girato nei piccoli centri, nelle città di provincia, nei più piccoli paeselli, nella agricoltura e ho visto, già sapete che come dire, la donazione di terre è già in atto. Ho visto un paese completamente Cioè, risorto di trasformazione. generazioni che già sono in atto. Noi ne parliamo a grandi livelli intellettuali, la decrescita e Carlin Perini e le città slow e tutto questo. E loro le fanno.